We are in Mexico. Siamo in Messico e siamo qui con Vinit Patel, Chief Engineering Mahindra Racing. Il prossimo anno Mahindra sarà il costruttore del proprio powertrain. Perché avete scelto di diventare costruttori? È molto semplice, per avere un avanzamento tecnologico. Mahindra è sempre stata una sostenitrice dei veicoli elettrici. Ha cominciato molto tempo fa con piccoli progetti, probabilmente prima della maggior parte dei costruttori qui presenti. Con la Formula E puntiamo a raggiungere l'apice dello sviluppo di powertrain e batterie. Quindi, nel prossimo futuro forse vedremo sulle strade qualcosa che arriva dallo sviluppo in Formula E. Certamente, il travaso tecnologico della Formula E è molto significativo. Già adesso potremmo prendere il nostro attuale motore e con una semplice riprogrammazione software sarebbe perfetto per una city car o una performance car. È stato costruito per la Formula E, ma non è così distante da un prodotto di larga scala. Il prossimo anno rimarrete con l'attuale configurazione del cambio o passerete a un'altra configurazione, ad esempio il monorapporto? Nella stagione 4 prevediamo parecchie evoluzioni dell'attuale soluzione. Non posso ovviamente dirle quali saranno, ma ci saranno ovviamente evoluzioni del cambio, del motore e controller, e tutto è indirizzato alla ricerca della massima efficienza. Abbiamo fatto un grosso balzo dalla stagione 2 alla stagione 3. Dalla stagione 3 alla stagione 4 sarà un passo più piccolo, ma nella stessa direzione, verso un miglioramento dell'efficienza. Trasferire alle ruote più energia possibile di quella presente come energia chimica nella batteria. Questo è anche un argomento per le auto di tutti i giorni. L'energia deve andare il più possibile dalla batteria alla strada. Il beneficio dei motori elettrici nelle strade per il proprietario è che l'elettricità è molto più economica, meno tassata, e l'efficienza di un'auto elettrica è molto più alta di quella di un'auto a motore a combustione. Meno perdite, meno inquinamento e in generale è un modo molto più intelligente per pensare i trasporti senza pesare così tanto sull'ambiente e sul portafoglio. Parlando della gara di oggi, sappiamo che questo circuito mette molto sotto stress le batterie come temperatura. Quindi aumentare l'efficienza nelle prossime gare sarà anche di aiuto in queste situazioni. Ma come state affrontando oggi il problema della temperatura delle batterie? Noi abbiamo moltissime modellazioni che analizziamo prima di ogni gara e che simulano ogni circuito di ogni nazione. Ad esempio qui abbiamo la quota che riduce le prestazioni del raffreddamento della batteria, ma abbiamo modellizzato ogni parametro. Prima di arrivare qui avevamo già un ampio spettro di dati da analizzare per avere coperto ogni possibilità. Quindi, sì, il problema principale è la temperatura della batteria e questo limita le nostre prestazioni. Ma guideremo al limite e sappiamo come arrivarci e come ottenere il massimo delle prestazioni prima di raggiungerlo. Così finiamo la puntata numero 11 del 2017 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete e a questo orario. Grazie, arrivederci.